Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz. Oggi parliamo di un certificato estremamente interessante. Si tratta del Phoenix Yeti New Chance Effect Worst Of. Il nome è abbastanza lungo e complesso, in realtà andremo a vedere che di fatto è un classico certificato con un basket di titoli che però presenta tutta una serie di peculiarità. In particolare, uno degli effetti, l'effetto più importante che diciamo identifica un po' questo certificato è l'effetto New Chance. È uno appunto delle peculiarità che Natixis, che è uno dei principali emittenti di certificati al mondo, ha introdotto per rendere questi prodotti un po' più attrattivi e soprattutto un po' più difensivi. Cerchiamo di capire un pochettino come è pensato e come è costruito questo certificato. Ci sono quattro sottostanti, quindi un basket di titoli italiani abbastanza noti, diffusi come FCA, Intesa San Paolo, STM e Telecom Italia. Io in particolare ho preso i grafici per farvi vedere dove effettivamente quotano in questo momento questi sottostanti e rispetto al livello di strike e al livello di barriera. Vediamoli velocemente. FCA in verde vedete il livello di strike, quindi un valore molto molto importante, e in rosso un valore ancora più importante perché è il livello di barriera. La barriera è importante per due ragioni: la prima è legata al pagamento dei premi e in secondo luogo a scadenza è legata al rimborso, quindi al valore di rimborso del certificato. Quindi mi raccomando, è molto importante, per dirla in soldoni, che il prezzo del sottostante, se vogliamo semplificare diciamo al massimo, stia sopra la riga rossa. Se dovesse stare invece sopra la riga verde, è sicuramente un fatto positivo e potrebbe portare al richiamo del certificato, quindi alla sua estinzione anticipata con un rendimento certo appunto per l'investitore. Andiamo avanti, vediamo gli altri sottostanti. STM si trova sopra il livello di strike, quindi molto lontano dal livello di barriera. Ricordiamo, la riga rossa è posta al 70% rispetto alla riga verde. Quindi, posto, facciamo un esempio molto semplice: 10 euro il valore di strike su un determinato titolo, la barriera verrebbe posta a 7 euro. Nello specifico, in questo caso, è posta a 13,86 e appunto la barriera di. Diciamo la barriera è posta al 30% sotto, quindi sotto il livello di 10 euro per azione su STM. Andiamo avanti. Intesa San Paolo, altro titolo dove il prezzo del sottostante, che è quello che vedete qui, si trova sopra il livello di strike e quindi sopra il livello di barriera. In questo caso lo strike è avvenuto intorno ai 2 euro, il livello di barriera 1,40 euro. Da ultimo, Telecom Italia, anche in questo caso abbiamo il sottostante sopra il livello di strike. Quindi abbiamo, per ricapitolare, tre titoli sopra il livello di strike e Fiat Chrysler appena sotto. Quello che ci fa più paura, tra virgolette, quello dal quale dobbiamo stare più attenti è FCA, quindi Fiat Chrysler Automobiles. Questo certificato ha una scadenza a 3 anni, quindi il 9 di febbraio del 2022. In realtà sono un po' meno di 3 anni perché è stato emesso qualche mese fa, e ad ogni data di rilevazione mensile il certificato paga un coupon, un premio di 0,60, quindi pari a un 7,2% all'anno. Questo coupon viene pagato se e solo se tutti e quattro, quindi tutti e quattro i sottostanti che abbiamo visto, sono sopra il livello di barriera. Nel caso in cui anche solo uno dei sottostanti fosse sotto il livello di barriera, non verrebbe pagata alcuna cedola, ovvero la cedola mensile di 0,60. C'è l'effetto memoria. Questo cosa significa? Significa che supponiamo che a una determinata rilevazione FCA andasse sotto, diciamo, i 10 euro e quindi si verificasse una situazione negativa per l'investitore. Se alla data di rilevazione successiva FCA fosse sopra il livello di barriera, tradotto la linea rossa che vedete in questa immagine, allora a quel punto l'investitore avrebbe diritto a tutte le cedole, tutti i premi, tutti i coupon non incassati precedentemente. Quindi questo è l'effetto memoria. Tra l'altro, ricordo che sul nostro sito, nella sezione certificati, trovate anche il glossario con tutti questi termini e
la spiegazione di ogni singola peculiarità. Come detto in precedenza, questo certificato è di tipo autocallable. Cosa significa? Che dopo un anno dalla data di emissione, che è la prima, diciamo, data utile per l'autocallable, nel caso in cui tutti, quindi ricordiamo, è molto importante che tutti i titoli all'interno del basket fossero sopra il livello di strike, quindi la linea verde che abbiamo visto prima, per intenderci, intesa sopra il livello di 2 euro, e tutti gli altri certificati allo stesso modo, appunto, sopra il livello di strike, allora questo certificato pagherebbe l'ultimo premio e verrebbe richiamato a 1000. Giusto per completezza di informazione, questi sono certificati che hanno un valore di emissione di 1000 euro per singolo certificato, quindi comprando per esempio 3 certificati avremo un'esposizione di 3000 euro, diciamo, su questo basket. L'ISIN ovviamente lo trovate all'interno dell'articolo, io ve lo sto facendo vedere qui nella piattaforma di Bink. È molto molto semplice acquistarlo, bisogna inserire la quantità, inserire il prezzo limite al quale si vuole comprare, il prezzo compra e il prezzo vendi. Ma andiamo avanti, perché questo è un certificato estremamente, diciamo, con un sacco di variabili. Fin qui, diciamo, è il classico Phoenix, quindi un certificato estremamente comune, diffuso sul mercato. Ma Natixis si è distinta negli ultimi anni per avere delle innovazioni. Infatti l'emittente ha vinto il premio per la capacità di innovazione anche l'anno scorso, e i loro effetti sono l'effetto look back, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, l'effetto domino e l'effetto new chance. Come funziona e che cos'è l'effetto new chance? Sostanzialmente l'effetto new chance prevede che a date di osservazione prestabilite 31 gennaio 2020 e 1 di febbraio 2021 venga rimosso dal paniere il titolo con la peggiore performance, qualora questo si trovi al di sotto del livello di barriera. Facciamo un esempio molto semplice: supponiamo che un titolo faccia particolarmente male, che ne so, Fiat, e dovesse quotare sotto i 10 euro, quindi il titolo che in questo momento sta facendo peggio dovesse quotare sotto i 10 euro, alla fine dell'anno, meglio alla data di rilevazione, quindi il 31 di gennaio del 2020, questo titolo, quindi Fiat, verrebbe rimosso dal paniere, con un effetto positivo sotto più punti di vista. Il primo punto di vista ovviamente sarebbe quello che il basket passerebbe da 4 sottostanti a 3 sottostanti. In secondo luogo, sarebbe più facile ottenere i premi, anche quelli non incassati precedentemente, ma soprattutto questo ha un effetto molto positivo su quello che è il mark to market del certificato. Cosa significa? Significa che molto spesso questi basket tendono ad allinearsi al rendimento negativo, alla performance negativa del peggiore dei sottostanti. Questo è il vero problema, diciamo, dei certificati worst of, nel senso che dal momento che poi vanno a replicare la performance del peggiore dei sottostanti, si allineano come livello di pricing proprio al peggiore dei sottostanti. Ecco, questo tipo di soluzione crea una maggiore protezione per l'investitore, perché il mark to market diciamo viene migliorato anche se uno dei sottostanti dovesse andare male. È evidente che se si mettono a crollare tutti e quattro o almeno tre dei sottostanti, è normale che il prezzo del certificato scenda, e su questo non c'è dubbio. Stiamo parlando di un prodotto strutturato ad elevata complessità che comunque investe su sottostanti di carattere azionario. Se il mercato azionario performa male, è evidente che questo certificato andrà a generare quantomeno una minusvalenza nel breve, e se dovesse essere tenuto fino a scadenza, appunto, si chiuderebbe con una perdita anche considerevole sul capitale. Quali sono le considerazioni su questo certificato? Sicuramente poco volatile, offre un rendimento commisurato al rischio, stiamo parlando del 7% abbondante all'anno. Alcuni dei sottostanti, come già visto, sono sopra il livello di strike e potrebbe pertanto rimborsare anticipatamente, e ritengo che offra un ottimo livello di protezione. L'effetto new chance, ricordiamolo, si osserva due volte: si osserva dopo il primo anno, quindi nel 2020, e poi si osserva dopo il secondo anno, a un anno dalla scadenza, nel 2021. Se alla data di rilevazione finale i sottostanti fossero sopra la barriera, otterremo una performance positiva anche in presenza di performance negative dei sottostanti. Cosa significa questo? Vuol dire che supponiamo che i sottostanti o la borsa italiana dovesse sostanzialmente pareggiare o non fare ottime performance o performance
tendenzialmente del meno 5, meno 10%, probabilmente questi sottostanti, anche in virtù di performance negative, darebbero diritto all'investitore ad avere dei rendimenti positivi, nello specifico del 7,2% all'anno, ma ovviamente poi conta anche il prezzo di acquisto. Infatti io queste sono informazioni che vi do, ma vi esorto sempre a, primo, andare sul sito dell'emittente, quindi derivatives.natixis.com, andare a vedere nello specifico il certificato qui cercando l'ISIN su Google, e in definitiva andare ad aprire quello che è il KID, quindi il documento contenente le informazioni chiave, dove effettivamente trovate tutto quello che c'è da sapere, quindi le date di valutazione finale, le date di valutazione iniziale e tutte le date appunto relative al pagamento dei coupon, più tutta una serie di indicazioni con riferimento al rischio e ai costi. Con questo io penso di aver dato tutte le informazioni tranne quella più importante, ovvero qual è il rischio. Sostanzialmente questo certificato sembra, pare bellissimo, tutto bello, ma in realtà c'è un rischio. Il rischio è che alla data di rilevazione finale, facciamo finta di aver tolto il primo sottostante, supponiamo di aver tolto il secondo sottostante, ma la data della valutazione finale, diciamo, supponiamo che rimangano nel basket anche soltanto due titoli, ma uno di questi fosse sotto il livello di barriera, ovvero la linea rossa, che in questo caso vediamo su STM. Ecco, in questo caso il certificato ci darebbe un valore in euro con una perdita di almeno il 30% sul capitale nominale investito. Quindi mi raccomando, il prodotto è sicuramente interessante, ma chi lo acquista, soprattutto in questo momento dove ha una quotazione molto vicino alla parità, ai 1000 euro per certificato, qualora le cose dovessero andare male, deve mettere in conto che potrebbe perdere oltre il 30% sul capitale investito. Ovviamente vi rimando al sito dell'emittente, a questo articolo dove spieghiamo tutto in particolare, dove trovate l'ISIN del certificato. E da parte di Enrico Lanati, investire.biz, per oggi è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading.